Georg Heim. Bene, stasera parleremo di questo poeta che è nato nel 1887 a Hirschberg, in Germania, ed è morto nel 1912. Scrittore tedesco, uno dei più importanti poeti dell'espressionismo tedesco. Figlio di un avvocato, nacque nella Slesia, allora appartenente all'impero germanico, in una famiglia conservatrice e religiosa, dalla quale dovette però poi allontanarsi per seguire la sua vena poetica. Ecco, quindi siamo negli anni, dicevamo, a cavallo fra 800 e 900. Georg Heim è portato a rifiutare la società borghese conservatrice dei primi del Novecento in Germania. Si trattava senz'altro di uno stato in cui, ne abbiamo già visto parlando appunto dell'espressionismo tedesco in arte, il clima era quasi irrespirabile per via di un regime estremamente autoritario. Ebbe una sorella, Gertrude, che morì giovane, ma lo stesso più o meno accadde anche a lui, che morì a soli 25 anni nel tentativo di salvare la vita ad un amico che stava annegando durante una pattinata sul fiume Havel. All'inizio, dicevamo, aveva intrapreso gli studi di giurisprudenza, di diritto, ma assolutamente a un certo punto ebbe un rifiuto per tutto ciò che concerneva la legge, le leggi, le norme, le regole, l'autoritarismo dei genitori, del padre e della sua società. Per esempio, nel suo diario scrive: «La mia natura è come imbrigliata in una camicia di forza. Il mio cervello sembra scoppiare e dunque devo riempirmi come una vecchia scrofa di queste porcherie giuridiche. È davvero da vomitare. Preferirei sputare su questo pappone piuttosto che infilarmelo in bocca». Sento invece la spinta a creare qualcosa. Mi sento sano, al punto di voler combinare qualcosa. Sì, è proprio una schifezza. Così lascia la casa paterna nel 1909, va a Berlino dove frequenta il Neuer Club, una specie di cabaret fondato da Kurt Hiller proprio in quell'anno, che rappresentò la svolta decisiva per Heim per poter entrare nel mondo letterario e potersi dedicare alla poesia. Lì conobbe molti letterati, divenne amico di Jacob van Hoddis, iniziò a scrivere le sue poesie. Una di queste poesie è Berlin II, che poi andremo a leggere, pubblicata sulla rivista Der Demokrat, fu notata dall'editore Rowohlt, che nel 1911 pubblicò la prima raccolta di poesie di Heim dal titolo Der Ewige Tag, Il giorno eterno. Ecco, tra l'altro, lui era ossessionato dalle città. Le città all'epoca gli sembrano le città che si stavano anche in Germania ingrandendo notevolmente e trasformando, sembravano proprio essere ingannatrici, come il dio Baal della Bibbia. Così, insomma, evidentemente pone un'analogia, no? Fra ciò che gli sembra opprima la città, no? E questa divinità, insomma, questo idolo di cui si parla nella Bibbia, il dio Baal. Il Neuen Club vuol dire praticamente club nuovo, cioè il gruppo nuovo, il gruppo innovativo, il gruppo di chi vuole cambiare le cose. Per lui fu una svolta importantissima. E così, come vi stavo spiegando, fu pubblicato il suo primo libro di poesie, che poi sarà l'unico pubblicato prima della morte, perché poi morì subito nel 16 gennaio dell'anno seguente, del 1912. Per quanto riguarda le poesie, infatti, uscirono postume, oltre al giorno eterno, Umbra Vitae in quello stesso anno della sua morte, cioè il 1912, e Maratona nel 1914. Il volume di poesie di Georg Heim, Il giorno eterno, è considerato tra le prime importanti opere dell'espressionismo poetico in Germania, perché la volta scorsa abbiamo visto che invece l'espressionismo artistico si era espresso, scusate il gioco di parole, sin dal 1905. Nelle opere di Heim si respira un'atmosfera da fine dei tempi, cupe visioni del mondo, realtà demoniache, descritte pittoricamente. I temi sono la paura e il mistero. Notevoli sono da un punto di vista formale e stilistico i versi ricorrenti e le stanze che hanno una certa raffinatezza. I suoi testi irradiano uno strano potere slancio, non però vitalistico
come appunto vedremo, so, per esempio, la prossima volta in arte con Henri Matisse, no? Ma del tutto spento. Scrisse anche delle opere di prosa, anche queste per lo più pubblicate postume, per esempio racconti, no? Testi teatrali, tantissimi testi teatrali, la maggior parte di essi incompiuti. La Rivoluzione, per esempio, un frammento del 1908 che ispirò anche un pittore che dipinse appunto questo quadro, Ludwig Meidner, Revolution nel 1913. È arrivato il momento adesso di introdurre la lettura della prima poesia che abbiamo scelto, che è la poesia a cui abbiamo accennato anche prima, cioè la poesia Berlino. Scrisse la poesia Berlino 1, la poesia Berlino 2. Abbiamo scelto significativamente di leggere questa poesia mentre scorre una slide con un particolare del quadro Nollendorf Platz di Kirchner. Kirchner, come abbiamo visto, è probabilmente il più importante esponente dell'espressionismo tedesco artistico, no? E qui, come vedete, viene rappresentata proprio una piazza di Berlino, un incrocio, simbolo della città caotica e disordinata di inizio Novecento. E quindi leggiamo una poesia su Berlino proprio di Georg Heim. L'alto ciglio della strada su cui giacevamo era bianco di polvere. Abbiamo visto nello stretto innumerevoli flussi di persone e folle e ho visto la città cosmopolita incombere sulla sera. Le carrozze piene attraversavano la folla, bandiere di carta erano attaccate, gli omnibus completamente coperti e i vagoni, le automobili. Il fumo, i suoni di clacson, verso il gigantesco mare di pietra, tutto scorreva. Siamo sulla lunga strada da albero ad albero, le corone senza foglie, filigrana. La sfera del sole pendeva grande ai margini del cielo e i raggi rossi ardevano la sera. Il sogno della luce giaceva su tutte le teste. Qui accanto al testo originario di Berlino 1, che come vedete è un sonetto, abbiamo inserito due traduzioni in italiano e abbiamo anche letto una di queste due traduzioni. Il tema di questa poesia è il movimento della città moderna e il disagio che si prova di fronte ad essa. Nelle quartine, quindi nelle prime due strofe, di quattro versi ciascuna, la città viene osservata dall'esterno ed è scritta nel suo chiassoso movimento serale. Nelle terzine, invece, compaiono motivi di inquietudine, quasi da incubo. Per esempio, gli alberi che sono spogli, il sole che getta sulla città gli ultimi raggi, quasi come frecce infuocate. La luce serale, più un sogno appunto che non il sogno della luce, infatti, giaceva su tutte le teste, piuttosto che una luce vera. Questo sogno della luce, des Lichtes Traum, genitivo oggettivo, quindi sognare la luce, luce come oggetto in un certo senso, può essere il segno di un desiderio inappagato o inappagabile, impossibile quindi da realizzare in queste città in cui il cielo è sempre coperto, ma anche scaturisce questo desiderio dalla vitalità di quel mondo in movimento. Adesso leggiamo la seconda poesia di Georg Heim. Anche in questo caso abbiamo scelto come sfondo per la nostra lettura un particolare di un quadro di Kirchner che rappresenta cinque donne in strada, col tratto nervoso, le ricche pellicce e il forte contrasto tra i due unici colori, il giallo acido e il verde scurissimo, quasi nero di questo dipinto. Die Nacht, la notte. Con lunghi colli pendono le stelle di fuoco sulle torri che vacillano, sferzando i tetti, e la fiamma saltella come un fantasma per le vie sconvolte. Finestre sbattono, e le mura antiche senza denti spalancano le porte. Nelle fauci precipitano i ponti, e fuori c'è ad attendere la morte.
corre la gente intorno senza meta, gridando cieca, con le armi in mano. Giù nelle strade è un brusio sordo e danzano, agitate dal vento, le campane. Rosse e morte le piazze, e lune enormi, con gambe ossute, salgono oltre i tetti, illuminando ai malati che dormono, illuminando ai malati che dormono le fronti scialbe come lini freddi. Ecco, vi presento in questa slide il testo originario di questa poesia e la traduzione in italiano che abbiamo letto. Ecco, potete osservare che questa poesia è costituita da quattro quartine, quindi da quattro stanze, da quattro strofe che hanno lo stesso numero di versi. Quindi, come vedete, la rottura della tradizione avviene da parte di Georg Heim a livello delle tematiche, non particolarmente dal punto di vista tecnico-stilistico o metrico. Se nella poesia precedente, quindi dedicata a Berlino, emerge più che altro la vitalità, ma anche la confusione, del movimento della città, della gente, qui la situazione nella notte si fa decisamente drammatica. Il tema dell'urlo, quasi alla Munch, ecco, come unica possibilità di espressione del proprio disagio. Corre la gente intorno senza meta, gridando cieca, con le armi in mano. Angoscia, solitudine, disperazione sono le tematiche presenti in questa poesia. L'anima sofferente non sa come esprimere il proprio strazio se non urlando, gridando. Il disagio è provocato da una profonda desolazione, dallo squallore, dall'assenza di qualsiasi via d'uscita, apertura o segno di speranza. La notte tempestosa è specchio di questo stato d'animo. A differenza di Hoffmannsthal e di Rilke, la poesia qui non è fonte di consolazione o di protezione, simbolo, né tantomeno speranza per il poeta. La disperazione qui è nuda e cruda, gridata in maniera secca e gelida. Bene, è arrivato il momento adesso di leggere la terza e ultima poesia che abbiamo scelto nella nostra raccolta di questa sera, che è la poesia Die Stadt, cioè la città. Come vedete, le tematiche insomma, sono quasi ossessive, no? Le tematiche presenti nelle poesie di Heim. Troviamo una grande analogia fra l'arte, diciamo, letteraria, insomma, di Georg Heim e la pittura di Kirchner, che per esempio in questo caso dipinge una scena di strada con i passanti che si sfiorano senza neanche incrociarsi o dialogare fra di loro, nella perfetta indifferenza e nell'individualismo. Il sonetto Die Stadt è stato scritto da Georg Heim nel 1911. In questo testo Heim rappresenta l'anonimato e la monotonia della vita cittadina. Descrive la città come un essere vivente, i suoi abitanti non come individui, come persone, tantomeno, ma come una grande massa indistinta e soffocata nella individualità dei propri elementi, cioè delle persone che la compongono. Die Stadt, la città. La notte immersa al buio, e la luce delle nuvole lacerata al tramonto della luna, e migliaia di finestre che scortano la notte, le ammiccano con palpebre rosse e minute. Le strade attraversano come vene la città, esseri in numeri fluttuano dentro e fuori, e un suono sempre sordo di vita cupa sgorga monocorde spento nel silenzio. Parto, morte, monotonia lavorata, balbettio delle doglie,
lungo grido di morte, passano oltre cupi una cieca alternanza, e la luce e il fuoco, la fiaccola rossa e l'incendio minacciano da lontano, con mano sguainata, e splendono alti da una parete di nubi morte. Ecco, vi presento infine la slide con il testo originario in lingua tedesca e la traduzione che abbiamo letto in italiano. Il sonetto di Stadt, come vedete, ha nuovamente la forma del sonetto. La poesia di Stadt, dicevo, ha la forma del sonetto, cioè a due quartine e due terzine. Inizia con una scena notturna in cui le nuvole nel cielo rivelano la luna. Sembra quasi un notturno lunare, una poesia lunare, non so, alla Novalis o alla Leopardi, no? La notte sembra ampia e sconfinata, e l'oscurità è rotta dal bagliore delle case che si intravede dalle finestre. Haim paragona le finestre illuminate agli occhi della città, come se fosse una creatura gigantesca con migliaia di occhi. Ecco quindi lo scarto. Ecco cosa rende questa poesia non una poesia romantica, ad esempio, ma una poesia espressionista. La realtà, infatti, come abbiamo visto anche in arte, anche nella poesia espressionista, diventa proiezione di angosce personali e quindi viene deformata e quindi le finestre diventano occhi. Nella seconda strofa si parla ancora di più della città come un essere vivente. Le strade attraversano come vene la città. Le sue strade sono paragonate infatti alle vene del corpo umano. È un suono sempre sordo di vita cupa, sgorga monocorde spento nel silenzio. La terza strofa mostra quanto i sentimenti di ogni persona sembrino poco importanti in una città moderna. Ecco, una cieca alternanza, dicevamo, di immagini di vita relative al parto, del quale però si sottolinea proprio il momento doloroso, appunto, delle doglie, la monotonia, il lungo grido di morte. Anche adesso, anche in questa, volevo dire, poesia, la città ritorna il grido come nella notte, di Nacht. La quarta strofa parla di un incendio, il cui bagliore può essere visto da lontano, di notte. Quindi l'immagine, l'incubo, insomma, si materializza con una specie di crescendo, alla fine della poesia, con un incendio che brucia tutto. Gli eventi speciali nella vita della persona, abbiamo visto nella terza strofa, come la nascita o la morte, non sono più importanti nel contesto urbano, ecco, se vogliamo, visto prima, stavamo parlando di Leopardi, no? La città è indifferente, insomma, ai drammi umani e ai drammi personali. C'è una rima incrociata nelle quartine dal punto di vista metrico, Falkenstein rot und klein, quindi il primo e il quarto verso, la rima del primo e del quarto verso. Invece Untergang entlang nel secondo e nel terzo verso di ciascuna quartina, con lo schema ABBA, appunto le rime incrociate. Mentre nella terzina abbiamo una ripetizione, dire rime ripetute, chiamiamole così, no? Con lo schema CCCDDD, Einerlei, Sterbeschrei, Vorbei, nella prima terzina, Brand, Hande, Falkenwand, nella seconda terzina. La forma del sonetto non è affatto tipica delle avanguardie e neanche della poesia espressionista. Gli espressionisti, infatti, preferivano utilizzare versi liberi. Tuttavia, la forma rigorosa del sonetto è utile a Georg Haim perché in questo modo riesce a concentrare le varie fasi, ecco, delle sue vere e proprie visioni. Nella poesia di Haim, la grande città appare come una prigione che priva ogni individuo della sua personalità. Un gran numero di persone vive in città in uno spazio ristretto. Mentre le persone sono stipate, anche le parole vengono pressate nella forma rigida del sonetto. Come mai le due terzine hanno una rima così ripetuta, no? Einerlei, Sterber, Schrei, Vorbei, Brand, Hand, Wolkenwand. Probabilmente
Diciamo che in questo modo il poeta vorrebbe esprimere, con questa rima così regolare, ripetuta, vorrebbe esprimere la monotonia e riflettere così la monotonia e la noia della città. Haim descrive la città come un essere vivente, confronta edifici come strade o case, come parti del corpo di un essere umano o di un animale, quindi per esempio le strade, come le vene di una città. Le finestre sbattono le palpebre. Tuttavia, sono i residenti che danno vita alla città. Senza le persone il corpo della città sarebbe senza vita. Il battito delle palpebre può essere provocato dall'aprirsi e chiudersi delle persiane o delle finestre. E più che sangue, sono le folle che ingoiano. Esseri in numeri fluttuano dentro e fuori. Attenzione, quindi, le vene della città, le strade della città hanno dentro appunto il sangue. Ma il sangue della città non è altro se non l'insieme delle persone che scorrono. Sono le folle, infatti, ingoiate dal vortice urbano, che animano le vene della città, che quindi animano la città stessa, la rendono questo essere quasi mostruoso, no? Che appare agli occhi di Haim. Questo crea una situazione contraddittoria. Mentre la città si anima attraverso l'esistenza delle persone, poi priva proprio le persone della gioia di vivere e della vivacità attraverso la monotonia. Haim descrive la città come un gigantesco mostro. Usa due iperboli, cioè esagerazioni, per mostrare le dimensioni della città. Sembra che ci sia un numero infinito di case e non si può contare il numero delle persone che ogni giorno vengono in città. Migliaia di finestre, è la prima iperbole. Quindi riferito alle finestre delle case della città, è essere in numeri, è la seconda iperbole, riferito al numero infinito di persone che scorre nella città. Frequente anche l'enjambement, cioè il salto da un verso all'altro. Il concetto fondamentale che vuole esprimere Georg Haim in questa poesia è che la città priva le persone della loro individualità, ma soprattutto della loro vitalità. La perdita di identità rappresentata nel poema è un tratto tipico dell'espressionismo. Anche il motivo della città è tipico dell'espressionismo, come abbiamo visto appunto anche nei pittori. La forma austera del sonetto rafforza l'immagine della città come una prigione, come una specie di gabbia. La struttura rigida del sonetto diventa a sua volta una specie di simbolo della prigione della città. La rappresentazione di Haim ci risulta ancora molto attuale. La vita nella grande città porta con sé certamente possibilità, ma è facile perdersi nel ritmo veloce, nel trambusto della città, nonostante il gran numero di persone, esseri in numeri, ci si sente essenzialmente soli.